focolaio Covid all'ospedale di Locri, il reparto di cardiologia UTIC chiuso per sanificazione con posti letto ridotti a partire da oggi. Il sindaco calabrese ai nostri microfoni, il problema degli organici risicati è storico, ma ditemi quanti medici oggi vorrebbero venire a lavorare da noi. Omicidio Vinci, parla mamma Scarpulla, aspetto la Cassazione, subiamo ancora intimidazioni, lo confessa. La madre del biologo ucciso a Limbadi, rifarei tutto, continuo a combattere con orgoglio. Palermo, arrestato corriere della droga calabrese, trasportava oltre 4 kg di cocaina, bloccato dalla Guardia di Finanza il trentenne Domenico Tramontana. Se immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato oltre 350.000 euro. Ucraina anche a Crotone, in piazza per dire no alla guerra. Presente il sindaco della città Voce, davanti al municipio illuminato con i colori giallo e blu della bandiera ucraina, si sono ritrovate centinaia di persone, tra cui molti cittadini ucraini residenti nella città di Pitagora. Nuovo appuntamento con l'altro Corriere TG, buonasera, ben ritrovati dalla redazione da Fabio Benincasa, l'apertura dedicata al coronavirus, focolaio Covid scoppiato all'ospedale di Locri, chiuso il reparto di cardiologia UTIC per sanificazione, i posti letto sono stati anche ridotti. Abbiamo raggiunto telefonicamente il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, che sappiamo insomma sempre in prima linea quando si tratta di difendere il nosocomio, ma soprattutto di denunciarne le tante criticità. E allora lo stesso Calabrese ha sottolineato, come ascolterete e sentirete, la tavica assenza di medici, infermieri, personale sanitario, e poi ha lanciato anche una provocazione. Chissà quanti medici vorrebbero davvero venire a lavorare qui a Locri. Lo sentiamo. Un focolaio Covid è scoppiato all'ospedale di Locri. Risultano contagiati alcuni membri del personale sanitario del reparto di cardiologia UTIC. Secondo quanto si è appreso, si tratterebbe di un medico, 4 infermieri e un OS. Le loro assenze stanno mettendo in difficoltà l'organizzazione del reparto, costringendo il direttore sanitario ospedaliero, Salvatore Barillaro, ad adottare un provvedimento di chiusura dell'unità per sanificare i locali. Il Covid continua con questa discussione abbastanza elevata tra cittadini, ha colpito anche alcuni operatori sanitari dalle notizie che abbiamo del reparto di cardiologia. Purtroppo questa è la situazione, non possiamo fare nulla quando anche il governo ha deciso un pochino di allentare, di abbassare la guardia, anche con i nuovi decreti che consentono anche ai positivi con il vaccino di poter non stare in quarantena, e c'è questa situazione. L'ospedale di Locri torna nuovamente sotto i riflettori e ancora una volta spetta al sindaco Giovanni Calabrese denunciare una situazione definita allarmante. Non dimentichiamoci che per mancanza di personale la radiologia era chiusa nell'orario notturno, stessa cosa per l'ortopedia e stessa cosa per gli altri reparti. Questo è un problema che ci trasciniamo da anni. Il problema è, ci saranno le condizioni, ci saranno medici che verranno a lavorare all'ospedale di Locri, all'ospedale di all'ospedale di Calabrese con contratto a tempo indeterminato? È quello che dobbiamo spiegare. Ancora il Covid, con la lettura dei numeri del bollettino diffuso quotidianamente dalla regione. Continua il calo dei ricoveri, ma la curva dei contagi rimane stabile, più 1.566 in 24 ore. Sono stati 10.057 tamponi effettuati, ieri erano poco più di 13.000. 6 invece i decessi registrati, altissimo ancora il numero dei morti causa Covid. Stabili invece le terapie intensive, mentre ci sono 7 persone in meno nei reparti. Lasciamo la pagina dedicata al virus, alla diffusione del contagio nella nostra regione. Passiamo alla cronaca, l'omicidio di Matteo Vinci, il 42enne biologo che, ricorderete, venne ucciso con un'autobomba che venne piazzata nella sua auto, che saltò in aria a Limbadi, miracolosamente superstite. Il padre Francesco Vinci, mentre per il 42enne non ci fu nulla da fare. A distanza di qualche anno c'è adesso una importante svolta giudiziaria, ve l'abbiamo raccontato anche nella giornata di ieri, con il pubblico ministero che ha invocato la pena dell'ergastolo per gli esecutori materiali dell'omicidio. La madre
mamma di Matteo Vinci, Sara Scarpulla, si dice però al momento ancora preoccupata dall'esito finale del giudizio, vuole aspettare la Cassazione e per il momento dice: continuo a pensare a mio figlio. Ergastolo è la pena invocata nei confronti degli esecutori materiali dell'omicidio di Matteo Vinci, 42enne, biologo di Limbadi, ucciso con un'autobomba piazzata sotto il sedile della Ford Fiesta. I due imputati, Antonio Criniti e Filippo De Marco, sono accusati anche del tentato omicidio del padre di Matteo Vinci, Francesco, che si trovava in macchina con il figlio. La mamma di Matteo, Sara Scarpulla, si dice soddisfatta del lavoro del PM, ma le condanne invocate, aggiunge, non placano la mia sofferenza. Scarpulla attende l'esito della Cassazione e sospende il giudizio sul processo. Mi sentirò sollevata solo in caso di conferma delle condanne, confessa Buongiorno Regione. L'autobomba è stata solo l'ultima di una lunga serie di intimidazioni, che continuano ancora oggi e per questo motivo è stata rafforzata la vigilanza delle forze dell'ordine. Nessun rimorso per Sara Scarpulla. Rifarei tutto, non sono dispiaciuta e continuo a combattere con orgoglio. Ogni mattina riparto pensando a mio figlio. E poi l'appello ai giovani. State lontani da questa gente. Non credete neanche a chi vi offre un solo caffè. Vogliono solo comprare la vostra vita. Ancora la cronaca. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno arrestato un corriere della droga e sequestrato 4 kg e 200 grammi di cocaina nascosta in un'autovettura controllata nella zona dello svincolo autostradale in direzione del capoluogo siciliano. L'uomo fermato è Domenico Tramontana, di 30 anni, di Reggio Calabria. Grazie al fiuto di un cane antidroga sono stati trovati nascosti nel cruscotto della sua auto 4 panetti di cocaina. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato 360.000 euro. In pochi giorni, quello di oggi è il secondo arresto di corrieri provenienti dalla Calabria carichi di cocaina. Sempre i finanzieri avevano arrestato due uomini originari di Villa San Giovanni e sequestrato 6 kg di cocaina. Questo accadeva nei giorni scorsi. Beni per un valore di 600.000 euro, tra cui immobili, veicoli e conti correnti, sono stati sequestrati invece dalla DIA su disposizione del Tribunale di Novara ad un imprenditore della provincia ritenuto in stretti rapporti con la criminalità organizzata calabrese. Sequestrate anche le quote di una società operante nel settore dei materiali ferrosi gestita da prestanome dell'imprenditore, già tra l'altro condannato per riciclaggio. Lasciamo la cronaca e passiamo alla politica. Il ministro Giovannini, che ha annunciato nel 2026 l'alta velocità anche sulla Salerno-Reggio Calabria, 54 cantieri e 6 milioni di nuovi utenti. Sentiamo. Nel 2026 sarà possibile viaggiare sulla nuova linea ferroviaria alta velocità che collegherà Salerno e Reggio Calabria. L'annuncio è del ministro dei trasporti e delle infrastrutture Enrico Giovannini, arriva direttamente da Napoli. Un'opera strategica e fondamentale per il rilancio di tutto il Sud Italia e che prevede lo stanziamento di ingenti risorse, a cominciare dai primi 36 miliardi di euro per i prossimi 10 anni già previsti nella legge di bilancio, finanziati con il PNRR e con fondi nazionali. L'alta velocità, ha detto ancora Giovannini, sarà portata a 9 milioni di italiani, 6 dei quali residenti al sud. Quindi il PNRR non è solo ferrovia, non è solo alta velocità, perché ci sono fortissimi investimenti nelle ferrovie regionali, ma certamente la Salerno-Reggio Calabria di alta velocità è, come diceva la dottoressa, la presidente Cittadino, l'opera iconica. Per tanti decenni lo sviluppo anche ferroviario è andato da nord a sud. Vorrei ricordare, perché è importante per il Mezzogiorno, che rispetto a quella rete TEN-T che la dottoressa Fiorani ha mostrato all'inizio, in cui l'Italia tipicamente c'è una rete per ogni paese, c'è la Tirrenica fondamentalmente, che oggi prolunghiamo fino a Reggio Calabria, ma abbiamo convinto la Commissione di aver bisogno di un secondo corridoio, quello adriatico. Continuano le manifestazioni in Calabria contro la guerra in Ucraina, anche a Crotone, in Piazza della Resistenza, si sono ritrovati i manifestanti con un corteo assolutamente pacifico e con le bandiere dell'Ucraina giallo e blu, che ovviamente hanno riempito davvero la piazza insieme
agli striscioni, alle voci di chi insomma chiede la fine del conflitto. E noi ovviamente c'eravamo. Vi ringraziamo per la solidarietà, certamente, e vogliamo la pace. Non lo so come si può fare, magari con tutti quanti nel mondo ci possiamo aiutare. E, diciamo vincere, perché non abbiamo altra scelta. Se sottomettiamo a questo signore che c'è scritto Putin, siamo distrutti tutti. Anche a Crotone, così come moltissime altre città calabresi, è stata organizzata una manifestazione in piazza contro gli orrori e la crudeltà della guerra in atto in Ucraina. In Piazza della Resistenza si sono ritrovati cittadini, associazioni, sindacati ed ovviamente la comunità ucraina crotonese, tutti uniti nel nome della libertà e della pace. E quello che sta succedendo in tutte le piazze d'Italia e forse in tutta Europa, compreso in Russia, San Pietroburgo e Mosca, sono ovviamente segnali chiari di una popolazione civile che, come dire, sente l'esigenza di protestare rispetto a un'azione ingiustificata e ingiustificabile, al di là delle motivazioni. Sì, fortunatamente siamo riusciti insieme a tante associazioni, movimenti politici, a unire le anime, perché questo è un obiettivo comune. Abbiamo tutta la volontà di venire incontro con l'ospitalità e la fraternità a coloro che hanno perso tutto a motivo della guerra. Dobbiamo darci da fare anche qui da noi, a diffondere una cultura della pace, della legalità e della fraternità. A proposito di conflitto in Ucraina e a proposito di accoglienza, la Calabria sta dimostrando, come sempre accade in questi momenti, di avere davvero di essere una regione terra di accoglienza, capace di dare rifugio, di dare sostegno a chi sta fuggendo dall'est Europa, donne, minori e uomini che sperano in una vita decisamente migliore rispetto ad un presente che è minacciato costantemente da bombe e armi. E allora anche Mormanno, comune sul Pollino, ha deciso di aprire le porte degli ostelli, ma anche molte famiglie di Mormanno si sono dette disponibili ad accogliere i profughi. Ne parliamo con il vice sindaco Paolo Pappaterra, che è in collegamento con noi. Vice sindaco, davvero una bella risposta quella di Mormanno, della comunità del comune del Pollino. È la macchina di solidarietà la cosa più importante che bisogna mettere in campo subito. Noi come piccola comunità non soltanto abbiamo messo a disposizione il nostro ostello, quindi immobili di proprietà comunale a disposizione di questi profughi, di donne e bambini anziani che stanno scappando via dalla loro terra, e tante altre iniziative. I parroci della nostra comunità sono già in movimento e stanno già raccogliendo abbigliamento, alimenti. Il nostro farmacista del nostro borgo sta raccogliendo farmaci e tutti, insomma, tutte le cose che servono per la prima anche accoglienza di questi profughi. Vice sindaco, proprio ieri il governatore Occhiuto, nel corso di una conferenza stampa dedicata al turismo e al marketing territoriale, aveva lanciato una proposta. Perché, aveva detto Occhiuto, non riempiamo i nostri borghi, soprattutto quelli soggetti a spopolamento, e sono tanti in Calabria, con i profughi in arrivo dall'Ucraina. Una proposta che ha ottenuto anche diversi consensi, ma forse in questo momento, diciamo, la parte più importante, l'aspetto più importante, Pappaterra, è sicuramente quello di garantire un rifugio, un sostegno reale, concreto a queste persone, al di là ovviamente dell'opportunità di riempire i nostri borghi. Sono realmente felice che il governatore Occhiuto abbia in qualche modo preso in mano la situazione, ponendosi anche come ente di coordinamento su questo, perché in questo caso, come dicevi bene tu, non è soltanto il fatto di ripopolare i borghi, ma è anche una questione di umanità. Quindi da questo punto di vista è bene che ci sia un coordinamento centrale nella nostra regione che possa appunto accogliere queste povere persone che insomma, stanno vedendo le loro case abbattersi dalle bombe, stanno fuggendo, bambini che devono lasciare anche i loro libri e quaderni di scuola.
Ringraziamo Paolo Pappaterra, vice sindaco di Mormanno, per essere stato in collegamento con noi. Complimenti ovviamente per le iniziative messe in campo. E noi ci spostiamo a Reggio Calabria per parlare di tutela della salute mentale. Un tavolo di confronto nella città metropolitana, il sindaco facente funzioni Versace e l'assessore comunale Palmenta hanno riavviato il percorso per l'istituzione della consulta metropolitana di settore. Sentiamo. Riprendere quello che era stato avviato nella scorsa consigliatura grazie anche alla sensibilità del sindaco avvocato Falcomatà riguardo un tema molto pregnante proprio in questo periodo, quello della salute mentale. Ecco, abbiamo, se così si può dire, messo un punto per ricominciare e per far sì che la consulta, quello che era l'obiettivo iniziale, quindi l'istituzione della consulta della consulta metropolitana della salute mentale, possa finalmente vedere la luce. C'è un bisogno reale e tante criticità sul territorio che ricadono sui bambini, specialmente che cominciano a manifestare patologie e comportamentali molto gravi, ma anche per gli adulti che hanno atteggiamenti e comportamenti che sono al di fuori di ogni contesto sociale. Quindi abbiamo bisogno di una comunicazione, un rafforzarci con l'istituzione per poter programmare una presa in carico delle persone che manifestano queste esigenze. Era questo il nostro ultimo servizio. Vi ricordo però questa sera l'appuntamento alle 21:20, il nostro talk di politica e attualità condotto da Danilo Monteleone e Ugo Floro, ospite esclusivo Maria Fida Moro, la figlia di Aldo Moro. Questo paese non vuole appropriarsi della verità sulla morte di mio padre. Questo uno dei tanti messaggi lanciati da Maria Fida Moro, che lancerà anche una bella provocazione, insomma una puntata come sempre da non perdere. Appuntamento alle 21 sull'altro Corriere TV. Ovviamente rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze.